opportunità per Banca Intesa. E a proposito di banche, a Milano Lombarda lancia un nuovo strumento per rendere più facile alle imprese l'accesso al credito. Rubinetti bancari chiusi o aperti con il contagocce. Anche in Lombardia l'accesso al credito per troppe aziende è uno dei principali ostacoli in tempi di crisi. La stessa lamentela si fa largo tra giovani start-up e imprese più consolidate, dall'editoria online all'informatica. L'accesso al credito è stato drammatico. Noi aiutiamo le aziende a venire fuori dalla crisi e quando arriviamo i nostri clienti però purtroppo hanno finito la liquidità e quindi alle banche abbiamo chiesto e chiediamo di intervenire rispetto a questo stress di liquidità. Da parte delle banche c'è stato un grande cambiamento, nel senso che mentre una volta c'era un rapporto diretto con delle persone della banca che ti conoscevano molto bene, oggi questo rapporto non esiste più, quindi si parla esclusivamente in base ai numeri. Sulla piccola e media impresa vedo due nodi essenziali che devono essere sciolti: l'accesso al credito e la burocrazia. Dal settore metalmeccanico al terziario innovativo, passando per la chimica, l'industria ha bisogno di credito e cerca un rapporto più fluido con gli istituti. Per rispondere all'emergenza, Asso Lombarda ha lanciato BancoPass, un progetto che cerca di facilitare l'accesso al credito, aiutando le aziende nel contatto con le banche e accompagnandole con una consulenza costante. Finora 200 imprese si sono interessate al nuovo strumento, 30 hanno già ottenuto i finanziamenti. Abbiamo condiviso questo strumento con 15 banche in modo da presentare la realtà aziendale e questo ha permesso a due mondi che storicamente ragionavano in maniera diversa di trovare un punto di incontro